Buonasera, ben ritrovati e benvenuti a questo decalogo degli atti del comune. Quindi vediamo quali sono i 10 principali atti o tipologie di atti delle amministrazioni comunali. Come sapete, questa rubrica del decalogo vuole dare una sintesi, quindi essere una sorta di bignami che poi ovviamente ognuno di voi approfondisce. Quindi questi 20-25 minuti di analisi e di descrizione più che di analisi. Allora, intanto il comune è un ente locale, un ente pubblico, quindi adotta atti e provvedimenti amministrativi di vario genere, di vario tipo, di varia natura. Quindi vediamo quali sono quelli principali, quelli da ricordare, quelli da approfondire nelle varie tematiche. Partiamo dall'atto più ricorrente, più diffuso, più significativo, quello della quotidianità, quello per chi si prepara ai concorsi da conoscere ovviamente bene, che è la determina dirigenziale. La determina dirigenziale o determinazione, determina e determinazione sono dei sinonimi, in alcuni comuni hanno delle sigle DD, determina dirigenziale o in altro modo, è quel provvedimento dell'amministrazione comunale di competenza del dirigente, provvedimento quindi atto a rilevanza esterna, atto che produce effetti giuridici, che in base al testo unico degli enti locali contiene un impegno di spesa, quindi è il tipico atto del dirigente che impegna la spesa dei capitoli ad esso assegnato, dei capitoli appunto di PEG e di bilancio. Questa è, diciamo, la funzione fondamentale della determina o determinazione. In realtà la determina che nasce con questo scopo specifico, uno scopo di natura finanziaria, di gestione della parte finanziaria, con la determina si adottano i due tipici atti della fase della spesa, l'impegno di spesa e la liquidazione. È diventato poi un contenitore, cioè una tipologia di atto con il quale molte amministrazioni comunali, molte amministrazioni locali adottano anche altre tipologie di provvedimento. Ad esempio, vengono adottate autorizzazioni, permessi, nulla osta, provvedimenti di natura organizzativa interna. Ecco, a mio avviso è sbagliata questa impostazione. Al di là del fatto che, come ho detto sempre, chi mi segue lo sa, nel diritto amministrativo non conta il nome che si attribuisce ad un atto, ma conta la sua sostanza. Però dare la veste, il nome di determina a quest'altra tipologia di atti e di provvedimenti non è metodologicamente corretto. Quindi la determina l'atto contenente impegno di spesa o liquidazione. Il secondo tipologia di atto con cui si dalla veste di determina è la liquidazione, la seconda fase della spesa. Secondo elemento del decalogo, le delibere. Le delibere sono atti tipici degli organi collegiali, quindi quando si parla di delibera si allude all'atto del consiglio e all'atto della giunta. Anche qui state attenti, la delibera è un contenitore, cioè la delibera può contenere varie tipologie di atti amministrativi. Può contenere lo statuto, può contenere un regolamento, può contenere un provvedimento amministrativo, può contenere un atto di indirizzo, un atto politico. Quindi, se io dico il Consiglio ha approvato una delibera, non ho detto niente, semplicemente che ha approvato un atto, ma non ne conosco il valore normativo, giuridico, il contenuto. Il contenuto devo andare a vederlo. È un po' come il DPR a livello statale, il decreto del Presidente della Repubblica, è un contenitore che può contenere vari provvedimenti amministrativi. La caratteristica fondamentale della delibera è che appunto è approvata dalla maggioranza dell'organo collegiale di riferimento, dalla maggioranza della giunta, dalla maggioranza del consiglio, maggioranza che può variare in funzione del contenuto. Ecco perché vi dicevo la delibera è un contenitore, perché se la delibera approva lo statuto servono i 2/3 dei consiglieri assegnati, se la delibera approva il regolamento serve la maggioranza assoluta, la maggioranza dei consiglieri presenti, se è il regolamento del consiglio la maggioranza assoluta, quindi cambia la cosiddetta maggioranza semplice o qualificata di approvazione della delibera. Ed essendo un atto di un organo collegiale,
a differenza degli atti monocratici come la determina in fondo che cosa mi aspetto di trovare in calcio alla determina? Mi aspetto di trovare la firma di colui che appunto sottoscrive, adotta la determina. Nella delibera non è che firmano tutti i consiglieri e tutti i membri della giunta, quindi c'è un soggetto verbalizzante, quindi un soggetto che ha la funzione di verbalizzare la seduta e quindi l'esito della votazione, e il presidente dell'organo collegiale che sottoscrive il testo della delibera. Dopo la delibera abbiamo lo statuto. A questo punto lo statuto non è più un contenitore, ma è il contenuto di una delibera di consiglio, quindi lo statuto lo si approva con delibera di consiglio. Lo statuto è l'atto fondamentale, è l'equivalente della Costituzione a livello di ente locale, tant'è che per approvarlo sono previste delle maggioranze qualificate del tutto simili a quelle richieste per l'approvazione della Costituzione, o meglio delle modifiche alla Costituzione. Quindi contiene la disciplina fondamentale in termini di chi fa che cosa, organi, e di cosa si disciplina. Quarto elemento, i regolamenti. I regolamenti sono la tipica espressione della potestà regolamentare, appunto, degli enti locali. Gli enti locali, a differenza delle regioni e dello Stato, non ha potestà legislativa, quindi non può dettare norme di rango primario, ma può dettare norme di rango secondario. Queste norme prendono il nome tradizionale di regolamenti, regolamenti che nella gerarchia delle fonti interne di un ente locale sono gerarchicamente subordinati allo statuto. I regolamenti non possono modificare, variare lo statuto, né contenere disposizioni in contrasto con lo statuto dell'ente, e che sono approvati normalmente con maggioranza semplice. La caratteristica dei regolamenti degli enti locali è che i regolamenti sono di competenza del Consiglio, tranne uno, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Regolamento che invece è stato rimesso dal legislatore alla competenza della Giunta, perché attiene appunto alla organizzazione. L'organizzazione, che fa parte della fase esecutiva, spetta all'organo politico esecutivo, che è appunto la Giunta, che adotta questo unico regolamento, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Quinto atto del Comune, le ordinanze. Le ordinanze sono il tipico atto del Comune di competenza di organo monocratico, e un tempo erano la prerogativa del sindaco, quindi l'ordinanza equivaleva a sindaco. Oggi invece abbiamo più soggetti che adottano l'ordinanza. Abbiamo il sindaco, che adotta due tipologie di ordinanze: le ordinanze contingibili ed urgenti, che sono l'atto specifico, particolare del testo unico degli enti locali, e le ordinanze non contingibili ed urgenti, quindi sempre nella veste dell'ordinanza, ma senza le caratteristiche appunto della contingibilità ed urgenza. Le contingibili ed urgenze sono le cosiddette ordinanze extra ordinem, cioè o straordinarie. La parola straordinaria in italiano deriva dal latino extra ordinem. Che cosa vuol dire? Vuol dire che vengono adottate fuori dai casi previsti dall'ordinamento, cioè quando l'ordinamento non prevede un atto amministrativo che disciplini quella fattispecie, ma l'ordinamento rischia di essere messo in pericolo da un fatto concreto che non era stato previsto dal legislatore, allora si consente in certi settori, l'ordine pubblico, la sanità, eccetera, eccetera, di intervenire con questi provvedimenti straordinari del sindaco, extraordinari, quindi al di fuori della ordinarità, quindi in quanto non previsti dal legislatore, mentre le ordinanze non contingibili ed urgenti sono ordinanze che invece non hanno questo presupposto e che sono state introdotte nel testo unico degli enti locali sempre sotto la competenza del sindaco. In realtà noi conosciamo anche dei provvedimenti che prendono il nome di ordinanze e che sono sottoscritti dai dirigenti. Queste ordinanze normalmente sono provvedimenti interdittivi, di diffida, provvedimenti, diciamo, che il dirigente adotta nell'ambito delle proprie competenze tecniche per ordinare il ripristino della legalità. Un'impresa avvia un'attività senza avere la licenza, gli si ordina di cessare l'attività. Un soggetto ha costruito un immobile abusivo, gli si ordina di ripristinare
la legalità. Quindi questo è il concetto di ordinanze sindacali e dirigenziali come quinto punto del nostro decalogo. Sesto punto del decalogo, i decreti. Negli enti locali si usa definire decreto il provvedimento dell'organo monocratico, del sindaco in particolare, con il quale si adottano disposizioni organizzative. Quindi mentre l'ordinanza ha una funzione normativa, ordinanza contingibile ed urgente, o provvedimentale, ordinanze non contingibili ed urgenti, il decreto è il nome che si dà ai provvedimenti quando hanno natura organizzativa. Qualche comune le chiama comunque ordinanze, non riconosce questa tipologia differenziata. Con il decreto, ad esempio, si nominano i responsabili degli uffici dei servizi, si adottano disposizioni appunto di apertura straordinaria degli uffici, chiusura, cioè provvedimenti appunto che coinvolgono l'organizzazione e il sindaco in qualità di legale rappresentante di questa dell'amministrazione, ad esempio l'atto con cui si delega il vice sindaco piuttosto che si nominano gli assessori. Quindi li trovate anche dal punto di vista del diritto amministrativo fra i documenti adottati dall'amministrazione. Ad esempio l'ordinanza, appunto, mi viene fatto notare, con il quale si adottano provvedimenti in materia di viabilità. In materia di viabilità il codice della strada prevede una duplice competenza, in alcuni casi dirigenziale, la regola, in altri casi ancora sindacale, e lì è un luogo tipico, una materia tipica di provvedimenti nella forma della ordinanza. Tipologia di provvedimento, le autorizzazioni. Fra gli atti del comune, un atto tipico che può avere vari nomi: autorizzazione, permesso nulla osta, permesso di costruire, diciamo appunto la denominazione può essere la più varia, è quell'atto con il quale, a fronte di un procedimento a istanza di parte, quindi a fronte di una domanda dell'interessato, con il quale l'interessato appunto chiede la rimozione di un ostacolo giuridico all'esercizio di una prerogativa, questa è la definizione di autorizzazione, l'amministrazione, nell'ambito di un procedimento autorizzativo, quindi fase dell'iniziativa istruttoria, decisoria, integrativa dell'efficacia, ebbene, l'atto della fase decisoria prende il nome di autorizzazione. Quindi l'autorizzazione, che può avere appunto vari ambiti, l'autorizzazione in ambito commerciale, aprire un'attività, a svolgere un'attività, l'autorizzazione in ambito edilizio, l'autorizzazione di prevenzione incendi, in ambito sanitario. Come vi dicevo, il legislatore italiano si sbizzarrisce spesso a dargli nomi diversi, che derivano anche dalla tradizione storica, per cui in ambito di prevenzione incendi lo troverete chiamato certificato di prevenzione incendi. Quindi a volte hanno anche delle denominazioni diverse. Qual è la caratteristica dell'autorizzazione? L'autorizzazione presuppone un'istanza, quindi una manifestazione di volontà dell'interessato di ottenere un'autorizzazione, appunto, senza la quale non può svolgere quella specifica attività. E in questo si differenzia dalla SCIA o dalle procedure non autorizzative, nelle quali non si chiede rilascio dell'autorizzazione, ma si comunica lo svolgimento di un'attività. In questo senso la SCIA, la comunicazione, la notifica non sono atti del comune, sono atti del privato, ecco perché non li troverete nel decalogo. Quindi non sono atti del comune tutti gli atti del privato, anche che attivano procedure amministrative, ma che non sono procedimenti amministrativi. Quindi autorizzazioni come provvedimenti tipici del comune. Anche in questo caso il 95% delle autorizzazioni sono di competenza dirigenziale, perché sono tipici atti tecnici. In alcuni rarissimi casi il legislatore ha mantenuto la competenza del sindaco, ma sono veramente rari e anche discutibili, in quanto il sindaco svolge, fra le sue funzioni, anche quello di autorità locale, sanitaria e di pubblica sicurezza. Per cui in certi ambiti, in certi contesti, potreste trovare anche il provvedimento di natura autorizzativa a firma del sindaco, ma nella maggior parte dei casi la natura è quella, la competenza è quella dirigenziale. Ottavo
tipologie di provvedimenti, accertamenti, diciamo accertamenti verbali, contestazioni, alludo a quegli atti tipici dei procedimenti sanzionatori. Quindi il fogliettino rosa che ci si trova sul parabrezza e ci fa tanto innervosire, la multa, il verbale con il quale mi viene contestato che non ho i requisiti igienico-sanitari nel locale, quindi atti di accertamento dove si accerta che ho svolto una determinata attività in contrasto con la normativa. Da cui segue appunto un procedimento sanzionatorio. Qui i procedimenti possono essere diversificati, quelli del codice della strada, quelli della 689 dell'81, eccetera. Quindi diciamo che l'accertamento è la prima fase di un percorso che dà luogo appunto ad un verbale, l'atto vero e proprio si chiama verbale, che è l'atto con il quale l'organo accertatore, la polizia locale, i NAS, i carabinieri, la polizia di Stato, verbalizza, scrive ciò che è avvenuto e da lì fa scaturire degli effetti giuridici che, come dicevo, variano a seconda del contesto e della normativa di riferimento. Però ecco, l'ottavo punto del decalogo sono gli atti di accertamento e del procedimento sanzionatorio. La nona tipologia di atti, il verbale, in questo caso però in senso organizzativo, cioè l'amministrazione molto spesso si trova ad operare attraverso organi collegiali, il consiglio, la giunta come organi politici, ma anche la commissione giudicatrice di concorso, la commissione giudicatrice di appalto, la conferenza di servizi. Quando ci si trova di fronte ad un organo collegiale, quindi una pluralità di persone fisiche, è ovvio che si deve scrivere qual è la sintesi della discussione, perché l'organo c'è, ma la manifestazione di volontà è unitaria, cioè l'organo è una finzione giuridica, l'organo è un insieme di persone fisiche che si riuniscono, discutono, litigano, si lanciano le penne, ma poi alla fine deve venire fuori cosa ha deciso la commissione giudicatrice. Ha vinto il concorso Mario Rossi o Bianchi? Quindi questa è poi la decisione finale. Finale di un organo collegiale prende la veste del verbale con il quale appunto l'amministrazione, diciamo quello specifico organo dell'amministrazione, verbalizza, cioè trascrive, descrive quelle che è la manifestazione di volontà o all'unanimità o della maggioranza o con gli altri criteri stabiliti appunto dal legislatore. Quindi il verbale come atto del comune, interessante, ricorrente, anche se rispetto a molti anni fa noi abbiamo vissuto questo, diciamo ve lo racconto un po' come storia, come evoluzione del diritto amministrativo, abbiamo vissuto un periodo nel quale molte delle decisioni erano assunte da organi collegiali. La collegialità era ritenuta una modalità operativa, diciamo, di condivisione, socializzazione, a volte anche di spartizione. Commissioni di concorso di molti anni fa, formate da organi politici o comunque diciamo di influenza politica, poi poteva finire, non so, magari dicono le cronache, poteva finire che se i posti messi a concorso erano tre, uno spettava a un orientamento politico, uno a un sindacato, uno a un altro orientamento politico, ok? Il legislatore, anche qui le riforme Bassanini, anche questo è oggetto di intervento da parte delle riforme Bassanini, cosa hanno fatto? Hanno ridotto gli organi collegiali. Voi trovate delle norme nel testo unico degli enti locali volte alla riduzione e dell'esistenza degli organi collegiali e della competenza degli organi collegiali. Perché? Perché la collegialità, se è vero che da un lato socializza, consente di acquisire una pluralità di esperienze, conoscenze, da un lato crea un aggravio del procedimento. Se io devo decidere una cosa e sono da solo Simone Chiarelli, mentre sto guidando in macchina prendo la decisione, magari ora non posso scriverla, appena mi fermo la scrivo e ho firmato una determina. Se devo la stessa decisione, cioè l'atto con il quale io devo decidere chi vince un concorso, farlo fare a una commissione di 10 membri, in primo luogo li devo convocare, trovare una data che vada bene a tutti, farli discutere su cosa decidere, verbalizzare, farli firmare la decisione, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente può rappresentare una complessità
amministrativa che nell'ottica della semplificazione delle riforme Bassanini si è ritenuto di ridurre al minimo necessario. Ovviamente gli organi politici sì, Consiglio e Giunta, ovviamente certe commissioni importanti, la Commissione di Vigilanza, Locali Pubblico Spettacolo, commissioni in materia di gas tossici, soprattutto nelle materie più delicate o nelle materie dove in una logica anticorruzione si vuol mantenere la pluralità, commissioni giudicatrici sugli appalti, commissioni di concorso pubblico, non a caso sono i due settori nei quali rimangono questi organi collegiali, allora qui ci sono, ma nel resto sono notevolmente ridimensionati. Poi sono state ridimensionate anche attraverso la previsione della gratuità dell'intervento in questi organi. Ultimo, ma non ultimo, serie di atti del comune sono i procedimenti di secondo grado. I procedimenti di secondo grado sono una serie di procedimenti e quindi di atti. Noi quando parliamo di procedimenti poi ovviamente facciamo indirettamente riferimento al dispositivo di questi procedimenti, che sono procedimenti che intervengono su tutti quelli che abbiamo detto prima. Il dirigente fa una determina e si accorge di aver sbagliato, la può annullare, rettificare, convalidare. Quindi sono quei procedimenti che intervengono su un provvedimento amministrativo originario di primo grado, quindi che intervengono in secondo grado, o a sanarli, quindi in un'ottica positiva, cioè a togliere i vizi che avevano, o a prorogarne l'efficacia, quindi quell'atto scadeva il 31 dicembre, voglio che vada avanti fino al 15 di febbraio, o annullarne gli effetti. Annullamento d'ufficio, rettifica, eccetera, eccetera. Quindi sono procedimenti che presuppongono un provvedimento di primo grado e normalmente li si applica a tutti gli altri 9 che vi ho elencato. Quindi alle determine, alle delibere, alle delibere contenenti statuto, regolamenti, alle ordinanze, ai decreti, ai verbali di accertamento. Poi in alcuni contesti si dubita della possibilità di adottare procedimenti di secondo grado, ad esempio sui verbali del codice della strada c'è tutta una discussione sulla possibilità di intervenire con procedimenti di secondo grado, però fondamentalmente questo è il quadro sintetico. Quindi decalogo degli atti del comune, l'invito è, se lavorate in comune e volete ripassarli, con questi coprite la maggior parte, ora non oso dire il 100%, ma la maggior parte delle nozioni più importanti. Se vi preparate pubblici concorsi, riprendete ognuno di quelli che vi ho raccontato, che vi ho detto, e magari lo approfondite, ci fate i vostri schemi, e li ripeto. Quindi, uno, le determine o determinazioni. Due, le delibere o deliberazioni. Tre, lo statuto. Allora, a differenza delle delibere, lo statuto è il contenuto, la delibera è il contenitore. 4. I regolamenti. 5. Le ordinanze. 6. I decreti. 7. Le autorizzazioni. 8. Gli accertamenti, diciamo la materia sanzionatoria. 9. I verbali intesi come verbalizzazione degli organi collegiali. 10. I procedimenti di secondo grado. 11. Buonasera a tutti.